venuto a trovarci Armando Siri, esponente della Lega, che ha scritto un libro dal titolo molto, molto, come dire, affascinante. Tasse, pagare meno, pagare tutti, flat tax, la rivoluzione fiscale in Italia è possibile. Arriveremo fin qui perché appunto la loro ricetta è quella, diceva Martina, la nostra ricetta è quella di immaginare un menu sur l'IRPEF, quindi andare a sistemare i pezzi che ancora non funzionano. L'idea della Lega è molto più radicale, arrivare ad un 15% per tutti. Giusto, Siri? Giustissimo, è così. Siri, ci faccia sognare, mi spieghi queste tasse al 15%, come facciamo ad averle? Allora, si alza la lavagna, Siri! La questione parte da tre principi per quanto ci riguarda, cioè il sistema tributario italiano va riformato e la prima cosa che va fatta è garantire che il ristoro tributario sia ovviamente per tutti i contribuenti senza lasciare indietro nessuno, quindi anche le fasce più basse. Ecco perché noi abbiamo individuato nel 15% l'aliquota giusta e opportuna che tiene presente questa necessità. Ed è il 15%. Qui avete un grafico che vi mostra... quello è molto importante. No? Qui avete un grafico che vi mostra... La prima critica è proprio quella, che il 15% mio è diverso dal 15% di una persona che guadagna la metà di quanto guadagno io, quindi ci guadagno più io di una persona meno Vediamo quali sono i numeri. Ok. Allora, da 0 a 15.000 euro di reddito ci sono 18 milioni e passa di contribuenti in Italia che hanno un'imposta media effettiva del 5,71%. Da 15.000 a 29.000 euro di reddito abbiamo 14 milioni e mezzo di italiani che hanno un'imposta effettiva del 15,13. Cominciamo ad avere un'imposta effettiva del 23, che poi è l'aliquota di riferimento, la minima che abbiamo attualmente, per 5.774.000 italiani. Poi cominciamo a scendere, cioè salgono le aliquote ma scende il numero dei contribuenti. Certo. Allora, se io faccio una riforma è chiaro che devo portare il ristoro tributario partendo dal numero dei contribuenti, perché il mio obiettivo è lasciare nelle tasche degli italiani più soldi perché possano spenderli, cioè, e mettere in moto i consumi. Qui abbiamo circa 40 milioni di persone domanda. In questa prima tabella, giusto? Esattamente. 37, mancano gli altri 3 perché sono 40 milioni di contribuenti, quindi vuol dire che sono altri 3 milioni che hanno aliquote più alte. Ecco perché noi insistiamo sul 15%. Qui abbiamo il tema, che è un altro tema importante, che è quello della costituzionalità. Noi abbiamo l'articolo 53, comma secondo della Costituzione, che ci dice, cioè dice al legislatore, che quando fa delle riforme o quando fa delle leggi fiscali deve tenere presente la progressività dell'imposta. Noi per raggiungere la progressività dell'imposta, assolutamente, per raggiungere, sì, però non è che si raggiunge solo con il sistema attuale che è figlio della riforma del 1973. Certo. Si può anche cambiare, avere un metodo diverso. Certo. Noi abbiamo messo in moto un metodo diverso, che è quello delle deduzioni fisse sulla base di due scaglioni, cioè da 0 a 35.000 euro hanno diritto ad avere questa deduzione fissa di 3.000 euro tutti i componenti del nucleo familiare, perché noi introduciamo il concetto del reddito familiare, cioè è il reddito familiare che viene tassato, non più il reddito del singolo individuo contribuente. Bene, allora, che incontro a quel problema che aveva posto Barattini prima, la ingiustizia tra chi ha una famiglia numerosa e chi no. Certamente, certamente. Okay. Allora, da 0 a 35.000 euro hanno diritto ad avere questa deduzione fissa tutti i componenti del nucleo familiare, per cui siamo 4, vuol dire che abbiamo 12.000 euro di deduzione se abbiamo un reddito che è entro i 35.000 euro. Da 35 a 50.000 euro hanno diritto ad avere questa deduzione fissa soltanto i carichi familiari, quindi non i percettori di reddito, ma chi è a carico. I figli. Esatto, i figli, oppure insomma la moglie se non lavora. Sì. Da 50.000 euro in su non c'è più diritto ad avere nessuna deduzione, quindi il numero delle deduzioni naturalmente non riguarda tutti quindi i 60 milioni di italiani. Quindi io pago il 15% di tasse come tutti gli altri, ma mentre quelli più poveri di me, tra virgolette, li deducono dei soldi, a me non me li deducono, e quindi ecco qui che la progressività esattamente, adesso, avviene. Esattamente, adesso poi lo vediamo nel cartello, eccolo qua, il cartello successivo. Quindi mano a mano che sale il reddito, se io non deduco, naturalmente la mia percentuale reale è più alta. Certo. Fino ad arrivare a un massimo che è il 15%. Adesso perfetto. Qui non vediamo la percentuale, vediamo solo il pagamento, diciamo, dell'imposta nominale, ma in realtà eccola qua, zero, è perché ovviamente questi signori qui, avendo un reddito basso e avendo tutte queste deduzioni, pagano zero, chiaramente. Benissimo. Questo signore qui, il signor Mario Rossi, che ha 23.000 euro di reddito, ma ha due persone a carico, ha poi un'imposta che non è il 15%, ma è l'11% reale, mentre questo signore qui, che è sopra i 50.000 euro, paga il 15%. Reale. Quindi le deduzioni si applicano a un massimo di 27 milioni di italiani.
Qui abbiamo il tema delle coperture, siccome è un tema essenziale, importante, quando si parla di flat tax si dice beh, ma poi mancheranno dei soldi, quanti mancheranno? Dove li trovate? Dove i soldi li trovate, per la eccetera. Flat tax. Allora, la flat tax per le famiglie e per le imprese al 15% ha un valore di 48 miliardi per le famiglie e di 15 miliardi per le imprese. Questi soldi, 48 miliardi per le famiglie e 15 miliardi per le imprese, sono soldi che rimangono naturalmente nelle tasche dei cittadini, cioè i 48 miliardi che non si prende lo Stato rimangono nelle tasche delle famiglie per dare spinta Scusi, alla domanda. Quindi per lei nel primo perché anno il problema che abbiamo ci costerà tra famiglie e imprese 63 miliardi, il esattamente, costo della è il costo, tax. È il okay. costo. Questi soldi rimangono, come ho detto, nelle tasche delle famiglie per spingere la domanda, perché il problema che abbiamo avuto in questi ultimi 8 anni, che abbiamo perso 10 punti di PIL, è stato il problema della domanda. La domanda è okay. come avere come una malattia. Come li recupera 3 se miliardi? Tu non ha, se tu hai una polmonite e la vuoi curare con l'aspirina, come ha fatto il governo Renzi con gli 80 euro, con il Jobs Act, con degli interventi okay. timidi, non guarisci. Mi spieghi dove okay. trovo 3 allora, miliardi? Noi abbiamo in mente una pace fiscale, così l'abbiamo chiamata, che è il saldo stralcio di tutti i debiti dei piccoli contribuenti presso Equitalia. Ci sono dei piccoli contribuenti, faccio un esempio, il commerciante che negli ultimi 3 anni ha lavorato e alla fine dell'anno ha dovuto scegliere, perché sono calati ovviamente gli incassi, aveva 56 anni, ha detto bene, alla fine dell'anno il commercialista mi chiede 4.800 euro, ma se io non ce l'ho che cosa faccio? Commercialista dice, vabbè, presenta la dichiarazione e poi semmai faremo un ravvedimento operoso. Dopo 3 anni questo qua ha chiuso il negozio, lavora in nero, quindi non è più nella base imponibile e non pagherà mai i 40.000 euro che nel frattempo si sono accumulati, perché non ha niente questo disgraziato qua. Allora noi diciamo, su tutti questi contribuenti facciamo una pace fiscale, ci dai il 10% di quello che ci dovresti, chiudiamoli, tu torni in chiaro, quindi torni ad avere un minimo di dignità e perché non hai rubato niente a nessuno, lo Stato fa... incassa dei soldi che non avrebbe mai incassato e tu torni a pagare le imposte. Ma c'è un errore matematico. D'accordo? Ma al di là della politica, ma se l'evasione fiscale di quello che lei sta dicendo adesso sì. è attorno agli 8 miliardi, se lei dice che recupera il 10% sono 800 milioni. Ma, di qua, ma scusi, lei di che dato sta parlando? Quali 8 miliardi? Sbagliato. Ma di quali 8 miliardi? Io non sto parlando di evasione, ascoltate quello che sto dicendo. Ho parlato di mancato pagamento delle imposte, sto parlando di cartelle. Di sto parlando di cartelle. Quelle gente che sono dichiarato. Dichiarate sono presso allora, l'ente della facciamolo riscossione. Facciamolo finire, facciamo i commenti. Se no diciamo okay, cose che non esistono. L'immersione del sommerso. Allora, Trefiletti, lei deve sapere che ci sono 1.054 miliardi sì. dentro la pancia di Equitalia, che Equitalia non riesce a prendere. Lo sì, sa questo? Questo okay. lo so. 500 miliardi di questi sono effettivamente si possono prendere, però devi prenderlo a delle condizioni umane per il contribuente, perché allora, se fai la rottamazione avanti, ma Siri. Poi gli dici che in 3 mesi devi pagare, questi non sì, ce la dopo, fanno. Dopo conversate okay. con Trefiletti, l'emersione del sommerso, qui è una previsione che noi abbiamo di circa 28 miliardi e 300 milioni, perché ovviamente cos'è il tema? Il tema è se io abbasso drasticamente l'imposta, metto nella condizione le persone di dichiarare okay. e non di sfuggire al fisco. Benissimo. D'accordo? Poi c'è il maggiore incasso IVA. Maggiore incasso IVA, perché ovviamente se io ho lasciato 48 miliardi nelle tasche degli italiani, spendono. Questi hanno speso, magari non l'hanno spesi tutti, mettiamo che ne hanno spese una metà. La metà per 22% fa circa okay. 6 miliardi di euro. Redditi dei nuovi occupati, perché ovviamente qual è la finalità della flat tax? Far sì che riparta l'occupazione. L'occupazione non può ripartire per decreto. Riparte se riparte la produzione. Okay. Allora, se riparte la produzione, riparte il lavoro. Chi lavora e paga le imposte e noi incassiamo del PIL, che voi date per scontato. Incremento del PIL, ovviamente che lo diamo per scontato, perché l'obiettivo della flat tax, come ho detto, è la risposta immunitaria del sistema okay. economico che oggi quindi alla fine c'è un saldo attivo di 8 noi miliardi abbiamo e un saldo attivo con questi conti di 8 miliardi e 900 okay. milioni. Quindi se vogliamo sul tema dei 28 miliardi e 300 che dicono ah ma forse non entreranno, cominciamo c'è a togliere questi errore che può c'è essere. Un margine d'errore, ma noi abbiamo prodotto anche le clausole di salvaguardia, non so se c'è un altro cartello sì, perché io l'avevo, vediamo. Eccolo qua. Cioè noi diciamo che cosa? Diciamo noi mettiamo l'imposta al 15%. Se non ce la le facciamo. Entrate tributarie non sono sufficienti, ci riserviamo di poter aumentare l'aliquota fino a un massimo di 5 punti, però per i redditi quelli più alti, fino a cioè dai 60.000 euro in poi, in modo tale che il vantaggio fiscale rimane per quelle famiglie, ma abbiamo una maggiore entrata tributaria. Quindi sono 6 miliardi di euro.
scusi, 7 miliardi e mezzo di euro e poi un contributo aggiuntivo sull'IRES, perché noi abbassiamo al 15% anche l'imposta sulle imprese. Quindi ci riserviamo altri 13 miliardi e mezzo. Se capita qualcosa, quindi abbiamo che i 9 miliardi del saldo più i 13 miliardi e mezzo, ecco lì che grazie, i conti Siri, tornano. Prego, si accomodi. Secondo